Interessante. Una totale inversione temporale della coscienza. Non è proprio l'effetto che cercavo, ma darà il risultato desiderato. Che ci fai ancora qui? Ci penso io. Ma questo è un nuovo Omnitrix! Che forza! Tutti questi alieni sono davvero miei! È la mia giornata fortunata! Dimmi dove si trova Paradox! Paraki? Ah! Il ficcanaso del viaggio del tempo che appare ogni volta che tu fai disastri con il flusso temporale! Mai sentito, amico? Ah! Certo che no! Non l'hai ancora conosciuto? Andrà dall'altro Ben! Allora, se vieni davvero dal futuro, com'è? E come sono io? Tu sei veramente fortissima. Mi manchi molto. Ti manco? Oh, sono morta! Sono morta, vero? No, sei soltanto andata al college prima del tempo e vai alla grande. Ah, vado al college prima del tempo? Basta anticipazioni, Ben. Il viaggio nel tempo è cosa complicata. Meno informazioni abbiamo del futuro, meglio è. Ah, davvero parole sagge. Professor Paradox, come mai quell'abbigliamento steampunk? Beh, ultimamente ho assunto un ruolo più attivo nelle questioni relative al tempo. Purtroppo è diventata guerra aperta nel continuum spazio-temporale. Una guerra temporale? Sono pessimo se penso che è fantastico. Ben... ti dispiace presentarci al tuo amico? Vi chiedo davvero scusa, perdonatemi per l'imbarazzo che ho creato. O forse avrei dovuto dire che vi creerò. I viaggi nel tempo mi fanno sempre confondere sui verbi. Sono il professor Paradox, per motivi ironici che è inutile spiegare. Ben, solo una parola. Non so quanto tempo c'è, quindi ascolta attentamente. Ion vuole riuscire ad avere il potere assoluto su tutto, su ogni linea temporale e su ogni realtà, su tutto. Beh, ma lei sa come fermarlo? Sì e no. Sono riuscito a intrappolarlo qui, solo in questa linea temporale. Può viaggiare libero nel passato o nel futuro, ma non ha il potere di accedere ad altre realtà alternative. Ed è un bene? Sì, ma la chiave per scappare da questa linea temporale è il mio crononavigatore e sarà disposto a tutto per averlo. Crono che? Cos'è? Il mio orologio da tasca, diciamo così, una sorta di GPS per il multiverso. È stato molto difficile mimetizzarlo per tenerlo al sicuro. Tu devi tenere il crononavigatore lontano da Ion a qualunque costo. Hai capito bene?